Sistema Laboratori ABC è la rete di laboratori del Dipartimento, che ha come focus i tre temi da cui viene la sigla: architettura, ambiente costruito e ingegneria delle costruzioni. Su questi tre filoni, che rappresentano un po' tutto il nostro patrimonio costruito e come vi ci si può approcciare, la rete di laboratori lavora in maniera puntuale per dare delle risposte ai problemi di oggi. In particolare vogliamo che essa sia un po' una colonna vertebrale, da un lato molto forte, rigida, con delle competenze molto sentite, dall'altro allo stesso tempo flessibile, in modo tale che si possa adeguare anche alle esigenze del mercato e della ricerca. Il sistema laboratori è strutturato in unità hard e soft. Le unità hard sono quelle che hanno anche delle infrastrutture fisiche, dei macchinari molto complessi. MABA Saper Lab si occupa di sistemi costruttivi innovativi. Il laboratorio TAN si occupa di tessili per l'architettura, un tema oggi molto importante che unisce la leggerezza insieme alle prestazioni, sul quale vengono fatte diverse tipologie di prove, tra cui quello con le macchine biassiali, che è una macchina che è molto rara e presente qui al Politecnico. Un'altra unità hard è l'Energy Lab, che è presente sulle nostre infrastrutture del nuovo campus Leonardo, dove vengono testate le prestazioni energetiche su diversi livelli, dalla scala urbana alla scala dell'edificio, alla scala dei protocolli e dell'attenzione rispetto alle certificazioni e alle normative. Altri due laboratori hard molto importanti sono il GICARUS Lab e il 3D Survey, che lavorano sulla mappatura del nostro patrimonio costruito, per esempio attraverso i droni, attraverso i laser scanner, quindi attraverso delle infrastrutture di ricerca che sono molto all'avanguardia. Queste unità hard si uniscono all'unità soft, che lavorano invece con protocolli, strumenti, tool, che cercano in qualche maniera di verificare il progetto in tutte le sue fasi, dalla fase di concept alla digitalizzazione, all'esecuzione, fino alle tecniche di cantiere. Il sistema laboratorio ABC lavora facendo delle sperimentazioni che possono avere un risvolto di ricerca di punta oppure molto applicativo per tutta la comunità, l'edilizia, il settore che ci riguarda. Sulla parte di ricerca, per esempio, lavoriamo moltissimo sui materiali naturali. Qui vedrete in giro nei laboratori materiali come il fungo, il micelio, materiali di scarto, sughero, quindi tutti i materiali che oggi sono molto importanti per la transizione ambientale. Da un punto di vista invece di quello che ci possono chiedere i nostri stakeholders, quindi le imprese, le associazioni, gli architetti, i progettisti, lavoriamo su tantissimi fronti diversi, da protocolli per verificare l'energia, per verificare la salute, strumenti per verificare le prestazioni specifiche, ma anche modelli di sviluppo della città, modelli di sviluppo dello spazio aperto, dello spazio pubblico, sempre con un approccio politecnico, quindi vale a dire tecnico ma allo stesso tempo umanistico, che permetta di avere un approccio alla città, al costruito innovativo e che risponda alle esigenze di oggi.